L'ospedale manterrà inalterata la sua capacità di ricovero della medicina interna e quindi e lavorerà nel secondo tema dell'emergenza, un pochettino più vicino all'emergenza, perché abbiamo creato qui a Budrio, è aperto da pochissimi giorni e a Bentivoglio, una unità di osservazione breve che rappresenta un po' come la medicina d'urgenza all'ospedale maggiore, cioè un luogo dove un cittadino può rimanere in osservazione e sotto il controllo sia dei medici di pronto soccorso che di quelli della medicina, facendo una serie di esami che gli permettono ai professionisti di dire no, puoi tornare a casa in poco tempo. Noi non pensiamo che in questo luogo si debba essere ricoverati per più di 24-36 ore, oppure no, hai bisogno di un ricovero a Budrio, o se è un altro tipo di complessità, cioè molto più complessa anche da altre parti. Quindi l'idea anche di fare in modo che questi pazienti non vadano nei reparti a riempire dei letti e poi ci vogliono 2-3 giorni per fare le analisi, ma che siano queste cose risolte direttamente accanto al pronto soccorso. Chirurgia generale. La chirurgia generale di questo ospedale, in un lavoro che stiamo costruendo insieme ai colleghi del Sant'Orsola, sarà affidata a reparti a primari che ancora devono essere definiti del Sant'Orsola e avrà la presenza degli operatori medici del Sant'Orsola. Gli operatori non medici saranno dell'azienda, perché l'intensità di cura è una cosa di cui il Sant'Orsola non ha esperienza e quindi la dovevamo tenere noi perché l'abbiamo fatta in altri ospedali. E l'accordo prevede che ci siano le stesse tipologie di prestazioni attualmente svolte in questo ospedale e che ci sia la possibilità di continuare anche l'attività ambulatoriale, guardando nel periodo di transizione a come l'attuale equip e quella che via via la sostituirà renda possibile l'adeguato utilizzo delle risorse che sono, insisto, molto qualificate e tecnologiche, ma anche il setting di cura. Noi crediamo che, dato che ci colleghiamo in questo a uno dei più grandi ospedali italiani, che ha tutto l'universo delle specialità anche chirurgiche, probabilmente sarà necessario che il Sant'Orsola non solo attenga ciò che facevamo, ma in alcuni casi farà qualcosa di diverso e di più, perché è ovvio che ha l'abitudine di non perdersi d'animo quando un paziente non è solo da chirurgia generale, ma ha bisogno di un urologo, ha bisogno... Quindi l'evoluzione di questa cosa è di per sé dinamica. Il passaggio avverrà nell'autunno, ma potrà avere sicuramente solo percorsi in crescita e non avrà nessun percorso in decrescita, né di qualità, né di intensità di cura, né di quantità dei ricoveri. In questa logica anche l'otorino, che ha sempre avuto un ruolo sia a Budrio che a Bologna, continuerà in questa sua vocazione. Sappiamo che sempre di più le specialistiche faranno attività di tipo di day surgery. Ecco, ricordiamoci una cosa: fare un'attività, una colecisti in 6 giorni, mettendo 12 punti, o farla in laparoscopia, mettendo un punto qua e un punto qua in genere, e credo che al paziente, se può uscire 2 giorni dopo con una colecisti fatta rapidamente, o invece deve uscire 8 giorni dopo perché l'ha fatta aprendo tutto la pancia, non è il caso di Budrio. Io sto solo difendendo il fatto che se si sta meno in chirurgia non è perché facciamo delle operazioni meno utili o facciamo, come ha detto qualcuno, solo le emorroidi. Ecco, io credo che è anche un insulto per il Sant'Orsola dire una cosa del genere. Il Sant'Orsola non viene qui per fare solo le emorroidi, ma viene qui a fare ben altro. Quindi l'otorino continuerà a esercitare le sue attività in chirurgie brevi, come sta facendo adesso, e potrà aiutare la rete completamente attraverso quello che sta già facendo. Metteremo
Cercheremo di orientare in questo ospedale più sulla lungodegenza che la riabilitazione, proprio perché una maggiore quantità di ricoveri, come possibile per acuti, hanno bisogno poi di letti di lungodegenza dietro, se no rischiamo di intasare i reparti per acuti. Qui non facciamo attività importanti di neurologia e di ortopedia. La riabilitazione in genere si fa su pazienti di neurologia e di ortopedia. Qui abbiamo la possibilità di fare una buona post-acuzie proprio perché investiamo sull'acuzie. Manterremo le attività specialistiche, tra cui quelle che dico, oculistica, ginecologia, ortopedia, cardiologia, nefrologia, ma pensiamo anche sull'urologia, sulla dermatologia, che potranno esserci delle attività maggiori. Allora, questo è un profilo di un ospedale che quindi da cui si potrà partire per qualsiasi percorso dei 30 percorsi, perché non tutto si risolve a Budrio, e se pensiamo che tutto si possa risolvere a Budrio, rischiamo di depotenziare tutto il sistema e di far sì che la popolazione di Budrio abbia meno servizi, mentre chi sta a Bologna ha accesso a delle tecnologie che per forza sono concentrate in alcuni casi, perché non ci sono a Budrio, come non ci sono a volte manco a Bentivoglio, e sono concentrate solo sul Sant'Orso. Per fare un trapianto si comincerà da qua il percorso, per fare un trapianto, per essere preso in carico in un'operazione di cancro al polmone si comincerà qua. Però è ovvio che noi pensiamo che la concentrazione di queste attività debba avvenire. Questo ci permetterà di avere un ospedale più snello? Forse, ma la quantità e la qualità delle prestazioni sarà la stessa, anzi, io mi auguro, sarà maggiore. Questo è il progetto di Budrio, ma è anche il progetto di altri ospedali che non hanno la fortuna di avere questo accordo con il Sant'Orsola, che ovviamente, avendo poi tutta questa possibilità della teletrasmissione di immagine, si potrà integrare bene anche con l'ospedale.